Terza vittoria di fila per il Giardinetti Garbadella di mister Piangerelli, che ribalta lo svantaggio e ottiene 3 punti in casa dell'Atletico 2000. La prima offensiva del match è in favore degli ospiti. Ciccarella dalla destra prova a sorprendere De Propris, ma il suo destro è centrale. I padroni di casa rispondono con Piero Malli, ma il calcio di punizione del numero 10 dell'Atletico si spegne facilmente dai guantoni di Mallardo. L'occasione più nitida del match è in favore dei ragazzi di Scandurra, che al 21esimo sfiorano il vantaggio con Piero Malli, che però calcia addosso al portiere. Sulla ribattuta, Currias va a botta sicura, ma si deve arrendere all'eccezionale salvataggio di Veroli. In chiusura di primo tempo è il Giardinetto a rendersi pericoloso, ma Panariello non riesce a trovare la giusta battuta sotto porta. Con le immagini passiamo alla ripresa, dove sono gli ospiti ad affacciarsi per primi in avanti. Al sesto è Panariello a fallire una ghiotta opportunità per sbloccare il match con un tiro che termina di molto sopra la traversa. Gol mangiato e gol subito, e all'11esimo sono i padroni di casa a trovare la rete del vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio di punizione è Capitan Rocchi a trovare il giusto guizzo per ribadire in rete una palla vagante all'interno dell'area di rigore. Vantaggio e gara che si complica ancora di più per il Giardinetti, visto che al 13esimo il direttore di gara estrae il cartellino rosso per Panariello. La superiorità numerica però non viene sfruttata dai padroni di casa, e al 19esimo i ragazzi di Piangerelli trovano il pari. Pepe sigla il gol dell'1-1 con un facile tap-in dopo una corta respinta di De Propris. L'inerzia del match è in favore del Giardinetti, e al 21esimo è ancora Pepe a sferrare la rete. Questa volta è Cafoglio ad impegnare De Propris, che respinge corto, ma poi si fa perdonare con una gran parata su Pepe. Gara che sembra scivolare verso il punteggio di 1-1, ma nel recupero arriva il gol che non ti aspetti. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Cafoglio trova di testa il gol della vittoria, che regala 3 punti agli ospiti. Dopo 3 minuti di recupero arriva il fischio finale, dove a sorridere è il Giardinetti, che con il punteggio 2-1 batte l'Atletico 2000. Campione segna per noi, tira e faccio un gol.